si scaldano i motori in vista delle elezioni di Campo Calabro. Quali oggi la presentazione ufficiale delle liste, quali previsioni e quali considerazioni? Beh, oggi presentiamo la lista, naturalmente è un momento molto importante perché è arrivata l'ora di farci conoscere. Noi abbiamo, grazie, fortunatamente, una certa visibilità già nel paese, siamo sempre stati coinvolti nella gestione della cosa pubblica e questo ci consente sicuramente di conoscere a fondo quelle che sono le problematiche principali di Campo Calabro. Quali programmi e quali miglioramenti si vogliono apportare a questo comune rispetto anche al passato? Campo è sicuramente uno dei pochi paesi della provincia di Reggio Calabria in continua crescita demografica e quindi ci dobbiamo confrontare soprattutto con questa realtà. La cosa principale da fare è quella di rivolgersi soprattutto al mondo giovanile, capire le loro esigenze e cercare di interpretarle, perché il nostro obiettivo principale è quello di far rimanere sul territorio più gente possibile. Tutto questo può avvenire solo ed esclusivamente valorizzando quelle che sono le risorse della nostra comunità, in primis i fortini di Campo Calabro, assieme alla zona industriale, allo svincolo autostradale e alla possibilità di creare una ZES a Campo Calabro. Quindi la richiesta politica forte che noi dovremo fare in futuro dovrà essere soprattutto quella di far includere l'area industriale di Campo Calabro nella ZES, perché è una delle poche occasioni di sviluppo che si possono presentare al nostro territorio. Naturalmente il tutto coniugato con una adeguata viabilità, perché ormai stiamo crescendo talmente che anche Campo Calabro comincia ad avere problemi di viabilità. Siamo effettivamente un quartiere residenziale della città di Reggio Calabria e su questo ci impegneremo per il futuro.